Mi chiamo Enzo Gutiara e voglio raccontarvi una mia testimonianza, ma riconoscendo i miei limiti preferisco leggerla. Oggi è il 16 aprile 2014, esattamente 14 anni fa, quindi aprile del 2000, andai in Israele con mia moglie e mio figlio Simone di appena 8 mesi. Eravamo ospiti di una famiglia messianica, cioè di ebrei che credono in Gesù. E abitavo in un villaggio in cima a una collina della Samaria. Una mattina io e mia moglie andammo a pregare nella parte più alta e panoramica della collina. E come iniziammo, scoppiai a piangere. Fu uno di quei pianti che per tutta la vita non si può dimenticare. Un pianto a singhiozzi, che è sempre vivo nella mia mente. Il soggetto della preghiera era l'unità della Chiesa. Fu proprio in quella circostanza che percepì la profonda sofferenza che Dio aveva per le condizioni della sua Chiesa. Lì per lì, onestamente, non compresi fino in fondo il significato di quell'esperienza, ma col passare degli anni le cose mi si fecero sempre più chiare, soprattutto grazie alle vicissitudini vissute in prima persona e alle testimonianze di altri fratelli. Spesso nella mia cameretta chiedevo a Dio, Signore, oltre a pregare per l'unità della Chiesa, cos'altro posso fare? A distanza di 14 anni da quell'evento, credo di aver individuato alcune motivazioni di quel pianto profondo. È chiaro che si tratta di un punto di vista e in quanto tale non vuole essere esclusivo. La base di partenza è l'ammissione onesta e sincera che la Chiesa di oggi, con particolare riferimento alla nostra realtà italiana, fa difficoltà a vivere la pienezza spirituale che aveva alla sua nascita. Oggi la Chiesa è suddivisa in diverse denominazioni, che nutrono tra loro giudizi e critiche. Ognuna di esse ritiene più o meno velatamente di essere nella verità, mentre le altre no. Le Chiese locali inoltre hanno a che fare con continue difficoltà interne e nonostante tutti gli sforzi sembra di vivere ancora in una Babele. In questi ultimi anni, grazie alla meditazione più accurata della Bibbia e di alcuni libri di servi di Dio, sto maturando delle cose molto importanti, che non voglio assolutizzare, ma sento il dovere e la responsabilità di condividere. Nonostante nelle chiese si insegni che Gesù è venuto a portare a compimento ciò che era scritto nella legge e i profeti, e non sia venuto a fare una nuova religione, nella realtà dei fatti, noi cristiani di radice gentile, di religioni abbiamo avuto la capacità di farcene addirittura tante. Innanzitutto abbiamo separato la Bibbia in Antico, o peggio ancora in Vecchio e Nuovo Testamento. E anche se ciò di per sé non è sbagliato, l'interpretazione che è scaturita da questa separazione spesso è fuorviata. Ancora oggi alcuni ministri di culto sostengono che l'Antico Testamento sia stato scritto solo per gli ebrei, o addirittura che sia ormai superato e per noi gentili sia sufficiente solo il Nuovo. Però, quando vogliono affermare la biblicità di alcuni principi che li riguardano, il più eclatante è quello della decima, si avvalgono ben volentieri dell'antico, anche perché nel nuovo c'è solo un accenno che da solo non basterebbe ad avvalorarla. Per esempio, per stimolare i credenti a dare di più in decime e offerte, vengono utilizzati alcuni versetti specifici del Nuovo Testamento. Per esempio, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Pochi sanno però che questi versetti si riferiscono alla sovvenzione per i santi della Giudea. Basterebbe fare uno studio più approfondito dei termini quali sovvenzione,
colletta o contribuzione, liberalità o generosità, per scoprire che si riferiscono esclusivamente ai poveri della Giudea. 5 volte in 4 libri diversi del Nuovo Testamento, Atti 11 da 27 a 30, 1 Corinzi 16 da 1 a 4, 2 Corinzi 8 da 1 a 24, 2 Corinzi 9 da 1 a 15 e Romani 15 da 25 a 27, si parla di aiuti economici per i giudei. Appurato che Gesù non è venuto a fare una nuova religione, chi dunque ha creato questo tipo di cristianesimo? Sicuramente non Gesù e neanche gli apostoli. È il frutto amaro di una rottura avvenuta nel III secolo d.C. con la fondazione di una religione detta appunto cristianesimo. È in questa sede che si è compiuta 1. La netta separazione tra Antico e Nuovo Testamento. 2. L'accusa verso gli ebrei di aver ucciso Gesù, mentre Gesù stesso in Giovanni 10:17 afferma di aver deposto personalmente la sua vita e che sono stati i peccati del mondo a crocifiggerlo. 3. Sono sorti tanti altri falsi pregiudizi di disprezzo e umiliazione per la radice ebraica che ci porta. Da quel momento la Chiesa si è strutturata ritenendo che Dio abbia chiuso con Israele e che lei sia il vero Israele. Anche un bambino lo noterebbe, ma la Chiesa non nasce a Gerusalemme a Pentecoste? E i 12 apostoli non erano tutti ebrei? E i primi 3.000, che poi divennero 5.000, che si unirono a loro, non erano anch'essi tutti ebrei? E allora, com'è possibile che la Chiesa dei Gentili, sviluppatasi nei secoli sulla discendenza di Israele, si ritorca a tal punto contro la sua stessa radice fino a definire se stessa il nuovo popolo di Dio? Considerando l'immagine di una pianta di ulivo, che spiritualmente rappresenta Israele, in Romani 11 è scritto: se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu che sei olivo selvatico sei stato innestato al loro posto e sei diventato partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non insuperbirti contro i rami, ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Allora tu dirai: sono stati troncati i rami perché fossi innestato io. Bene, essi sono stati troncati per la loro incredulità e tu rimani stabile per la fede. Non insuperbirti, ma temi, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella sua bontà. Altrimenti anche tu sarai reciso. Allo stesso modo anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo. Io sono pienamente convinto che oggi stia accadendo un'inversione di rotta, cioè che Dio stia tagliando alcuni rami selvatici, cioè i gentili, quindi la cosiddetta apostasia, e stia innestando di nuovo i rami naturali, gli ebrei messianici, che ad oggi sono oltre 10.000 solo in Israele. Ma la pianta di ulivo ci suggerisce altre riflessioni. Sappiamo che essa produce olive, dalle quali si estrae l'olio che spiritualmente significa unzione dello Spirito Santo. Ecco, oggi io vedo un olivo pizzito e afflosciato, che produce poche olive e asciutte, e di conseguenza poco olio, cioè poca unzione e poca potenza dello Spirito Santo. Sarà forse anche perché noi cristiani di radice gentile ci consideriamo ancora un corpo a sé stante che non tiene adeguatamente in cura la propria radice, non riconoscendosi pienamente parte di essa, non difendendola da tutti coloro che vorrebbero distruggerla
e non amandola come la pupilla dell'occhio di Dio? Un pastore, una domenica di circa 3 anni fa, durante una sua predicazione, ha profetizzato che nella Chiesa ci sarebbe stata una nuova riforma. Io concordo pienamente. Ma non sarà come la riforma di Lutero, che nonostante alcuni importanti cambiamenti, aprì la porta della grazia ai gentili e la chiuse agli ebrei, insultandoli in modo raccapricciante nei suoi scritti. Quelle ingiurie tremende nei secoli a venire servirono come pezza d'appoggio per giustificare le tesi nazifasciste e motivare la promulgazione delle leggi razziali, nonché lo sterminio del popolo ebraico. Questo cristianesimo arrogante e ingrato ha provocato direttamente e indirettamente lo sterminio di circa 6 milioni di ebrei durante la Shoah, senza considerare quelli uccisi, umiliati o cacciati in 20 secoli di storia del cristianesimo, attraverso i decreti papali, le crociate, l'inquisizione, i pogrom, eccetera. A questo punto come concludere? Il pianto a singhiozzi che porto vivo nel mio cuore non a caso avvenne in Israele, elemento importante e non un dettaglio. A partire da Israele, infatti, si è compiuto il primo di tutti gli scismi, la madre di tutte le separazioni avvenute poi in seno alla Chiesa. Nonostante tutti gli sforzi meritevoli e apprezzabili di coloro che si adoperano per l'unità della Chiesa, la condizione non sta cambiando e i frutti desiderati tardano ad arrivare. Non voglio sminuire il valore di certi sforzi, ma casomai aiutare a comprendere che c'è da muoversi anche in un'altra direzione. Aggiungere acqua ad un serbatoio che perde non è la soluzione, piuttosto lo è individuare e riparare la perdita. Tornare alla radice con una sana consapevolezza di non essere noi a portarla, ma di essere sorretti da essa, è sicuramente la via della riparazione che ci porta al nodo cruciale. Conoscerla, comprenderla, ed essere grati per essa può avvenire solo per mezzo di atti concreti. Preghiera, sensibilità, insegnamenti sani, offerte, eccetera, che siano dimostrazione e frutti degni di ravvedimento. Shalom a tutti.